Gesù sta per entrare a Naim. I discepoli e una grande folla camminano con lui. Mentre vicino alla porta della città un altro corteo è in marcia, ma in direzione opposta. Sta uscendo per seppellire il figlio unico di una madre rimasta vedova. E dice il Vangelo, vedendola il Signore fu preso di grande compassione. Gesù vede e si lascia prendere da compassione. Benedetto XVI, che oggi ricordiamo insieme ai cardinali e ai vescovi dei Fonti nel corso dell'anno, nella sua prima enciclica scrisse che il programma di Gesù è un cuore che vede. Quante volte ci ha ricordato che la fede non è anzitutto un'idea da capire o una morale da assumere, ma una persona da incontrare, Gesù Cristo. Il suo cuore batte, e batte forte per noi. Il suo sguardo si impietosisce davanti alle nostre sofferenze. Il Signore si ferma di fronte al dolore di quella morte. È interessante che proprio in questa occasione, per la prima volta, il Vangelo di Luca attribuisce a Gesù il titolo di Signore. Il Signore fu preso da grande compassione. È chiamato Signore, cioè Dio, che ha la signoria su tutto, proprio nell'atto della sua compassione per una madre vedova che ha perso con l'unico figlio il motivo per vivere. Ecco il nostro Dio, la cui divinità risplende al contatto con le nostre miserie, perché il suo cuore è compassionevole. La resurrezione di quel figlio, il dono della vita che vince la morte, scaturisce proprio da qui, dalla compassione del Signore che si commuove di fronte al nostro male estremo, la morte. Quanto è importante comunicare questo sgrado di compassione a chi vive il dolore per la morte dei propri cari. La compassione di Gesù ha una caratteristica, è concreta. Egli, dice il Vangelo, si avvicina e tocca la bara. Toccare la bara di un morto era inutile, a quel tempo inoltre era ritenuto come gesto impuro che contaminava chi lo compiva. Ma Gesù non bada a questo. La sua compassione azzera le distanze e lo porta a farti vicino. Questo è lo stile di Dio, fatto da vicinanza, compassione e tenerezza. E di poche parole. Cristo non fa prediche sulla morte, ma dice a quella madre una sola cosa, non piangere. Perché? Perché forse è sbagliato piangere? No, no. Gesù stesso piange nei Vangeli, ma alla mamma le dice non piangere, perché con il Signore le lacrime non durano per sempre, le lacrime hanno fine. Egli è il Dio che, come profetizza la Scrittura, eliminerà la morte e asciugherà le lacrime su ogni volto. Ha fatto sue le nostre lacrime per toglierle a noi. Ecco la compassione del Signore che arriva a rianimare quel giovane figlio. Gesù lo fa diversamente da altri miracoli, senza nemmeno chiedere alla madre di avere fede. Perché un prodigio così straordinario è tanto raro? Perché qui sono coinvolti l'orfano e la vedova, che la Bibbia indica insieme al forestiero come i più soli e abbandonati che non possono riporre fiducia in nessun altro che non sia Dio. La vedova, l'orfano e il forestiero. Sono perciò persone più intime e care al Signore. Non si può essere intime e cari a Dio ignorando loro che godono della sua protezione e della sua predilezione e che ci accoglieranno nel cielo. La vedova, l'orfano e il forestiero. Guardando loro ricaviamo un insegnamento importante.
che condenso nella seconda parola di oggi, umiltà. L'orfano e la vedova sono infatti gli umili per eccellenza, coloro che, riponendo ogni speranza nel Signore e non in se stessi, hanno spostato il centro della vita in Dio. Non fanno conto sulle proprie forze, ma su di Lui, che si prende cura di loro. Costoro che rifiutano ogni presunzione di autosufficienza si riconoscono bisognosi di Dio e si fidano di Lui. Loro sono gli ultimi. E sono questi poveri in spirito a rivelarci la piccolezza tanto gradita al Signore, la via che conduce al cielo. Dio cerca persone umili che sperano in Lui, non in se stessi e nei propri piani. Fratelli e sorelle, questa è l'umiltà cristiana. Non è una virtù fra le altre, ma la disposizione di fondo della vita, credersi bisognosi di Dio e fargli spazio, riponendo ogni fiducia in Lui. Questa è l'umiltà cristiana. E Dio ama l'umiltà perché gli permette di interagire con noi. Di più, Dio ama l'umiltà perché è Lui stesso umile. Scende verso di noi, si abbassa, non si impone, lascia spazio. Dio non solo è umile, è umiltà. Tu sei umiltà, Signore, così pregava San Francesco di Assisi. Pensiamo al Padre, il cui nome è tutto un riferimento al Figlio anziché a se stesso, e al Figlio il cui nome è tutto relativo al Padre. Dio ama coloro che si decentrano, che non sono il centro di tutto. Ama gli umili appunto, costoro che assomigliano più di tutti. Ecco perché, come dice Gesù, chi si umilia sarà esaltato. E mi piace ricordare quelle parole iniziali da Papa Benedetto, umile lavoratore nella vigna del Signore. Sì, il cristiano, soprattutto il Papa, i cardinali, i vescovi, sono chiamati a essere umili lavoratori, a servire, non a essere serviti, a pensare prima che ai propri frutti, a quelli della vigna del Signore. E quanto è bello rinunciare a se stessi per la Chiesa di Gesù. Fratelli, sorelle, chiediamo a Dio uno sguardo compassionevole e un cuore umile. Non stanchiamoci di chiederlo, perché è sulla via della compassione e dell'umiltà che il Signore ci dona la sua vita, che vince la morte. E preghiamo per i nostri cari fratelli defunti. Il loro cuore è stato pastorale, compassionevole e umile perché nel senso della loro vita è stato il Signore. In Lui trovino l'eterna pace. Gioiscano con Maria, che il Signore ha innalzato, guardandone l'umiltà.